mi stavano chiedendo: oh, ma cosa devi fare? Purtroppo siamo stati presi con mille cose, in queste 3 settimane. Ci saranno un sacco di schiettino giardiniere che verranno fuori e mi diranno: oh, vabbè, fatto di qui, tu di lì, tu di su, tu di giù. Purtroppo sono stato preso tanto e ho messo l'albero di Natale qua fuori e ora ho deciso che devo tagliarlo a pezzi stasera, ora, adesso, in questo momento lo devo fare. Bello fare il boscaiolo però. Interessante. Oggi danno vento caldo. Novità ragazzi, novità incredibile. Nicole ha trovato le chiavi della macchina e ce l'aveva lei, quindi dicendo che avevo io le chiavi. L'ultima volta avevo usato la macchina, invece no, erano nella sua borsa, quindi ha trovato le chiavi. Hi Leila, I was waiting for you. Ok, ieri c'è stato un update su DJI per il Phantom. Io oggi voglio fare un test prima che si alza il vento, perché sennò si alza il vento, quindi lo faccio adesso al volo. Il fatto che non è che non volava bene, nel senso che mancava ogni tanto, un po' fastidio anche all'immagine a volte. Beh, proviamo a vedere se va, se è più stabile. Alla fine, se cade, cade. Decisamente migliorato, si vede una differenza incredibile, il volo, un response, quindi grandi bravi! Alright, quindi oggi andiamo in spiaggia a Malibu con degli amici, poi domani c'è una sorpresa, però non posso dirvela, perché è così, non posso dirvela. Aspetta che un attimo carico, aspetta. Il drone stava continuando a registrare. Ok, quindi ragazzi siamo a Paradise Cove, a noi piace andare a cercare un po' di posti. You have a key, babe? Nicole, e questo è un posto fantastico sulla spiaggia. E andiamo a mangiare. Uno degli unici posti che c'è sulla spiaggia è un ristorante. La cosa incredibile è che c'è la sabbia. Mi piace. La nostra vicina di casa, oltretutto la figlia va nella scuola con Elena Emilia, quindi oggi è il suo compleanno. Happy birthday to you. Questi sono i bagni pubblici della spiaggia di Paradise Cove. Pazzesco. Questa è l'unica spiaggia dove esiste un ristorante appunto sulla spiaggia. Normalmente non ci sono qua e non è come l'Italia, l'unico che ha veramente l'sdraio fuori e puoi praticamente mangiare sulla spiaggia, perché la California comunque è molto protetta a base di spiagge e cose del genere. Quindi questo è l'unico ristorante. C'è un club in Santa Monica, però non è così aperto al pubblico. Interessante. Penso che questa notte abbiamo raggiunto quasi, non dico quasi, ma quasi 70 km orari di vento. Incredibile! Arriva proprio a raffica, veramente. Infatti potete vedere anche i miei capelli che sono in modalità vento. Due cose da fare oggi: a sistemare un attimino casa, perché è un casino. Una piccola cosa dobbiamo fare per uno sponsor, per Elena Emilia, dopodiché sono libero. Libero quindi di fare alcune cose. Volevo fare un video oggi, volevo portare un po' di tutta l'attrezzatura che uso, grazie a un suggerimento di un follower. Proprio sparpagliare i miei giocattoli in relazione a video, e cercare di spendere un attimino di tempo su ogni cosa e spiegare l'uso, o perché proprio l'ho comprato, se c'è un motivo o no. Quindi volevo fare questo, quindi vediamo, dai. Come ogni cosa, domenica andiamo a trovare qualche posto nuovo per fare un pranzo e comunque esplorare la zona.
Ah, quindi oggi abbiamo deciso di fare una piccola intervista a Nicole. What's your name? Nicole Gualtieri. Quanti anni hai? 33. Professione? Medical sales. I'm Italian. Da quanti anni sei sposata? 3. Are you sure? Very long years. 3 very long years. E quindi fammi spiegare un attimino cosa è successo. Durante l'intervista con Nicole, praticamente ho ricevuto una chiamata e mi è caduto il telefono. E con il telefono ho messo giù la gimbal. Ho messo giù la gimbal e praticamente una volta ripresa è andata tutta male, nel senso che era tutta, nel senso che non funzionava più. Ho provato a resettarla 2-3 volte e non c'era nulla da fare. Quindi ero abbastanza arrabbiato. Quindi ero abbastanza arrabbiato, veramente arrabbiatissimo. Non mi va, questa cosa non funziona. Invece appena sono uscito l'ho accesa come l'ho trovata e si è resettata da sola. Andremo avanti con l'intervista con Nicole a breve, molto a breve. Andremo avanti con... Dimmi quando tu verrai. Ciao, come stai? Quindi andremo avanti con l'intervista a Nicole più tardi, right baby? What? I said we're gonna go ahead with our interview later. Perfect, let's do it. She's so happy. Ragazzi, sono le... cos'è, le 5? Sto andando in aeroporto Los Angeles, LAX. Sto andando a prendere una persona che è venuta a trovarmi. Sarà qui con me per 7 giorni. È la prima volta per lui in California. Avrò modo di farli visitare, farli vedere un po' la California, farli vedere cose un po' più carine, farli vedere un po' come si vive qua in California. Quindi sono troppo contento. Sicuramente quando lo vedrete lo riconoscerete. Troppo gasato per farmi riconoscere e spendere un po' di tempo con lui. È l'ex aeroporto, ragazzi, siamo arrivati. Grazie Joe per fare il video, cameraman. Signori e signori, Joe è dietro la camera. Lui mi ha detto non dire però chi sono. Invece te lo dico, Joe Ele è dietro la camera. Mi sta facendo le facce tipo stai qua. Ehi, ci sono, sto arrivando. Ciao caro. Ciao carissimo. Sentire più comodo che mi spostavo, se no io sono qua davanti al terminal D. Sono lì fra due minuti. Okay. Dai, grande. Okay. Ciao, sono qua. Arrivo. Ciao. Il momento grande sta arrivando. Io e te, io Gioele. Ho lavorato qua per un anno e mezzo quando guidavo limousine. La prun del capo. Chi è quello youtuber che ha un cameraman privato? Chi è che ce l'ha? Tu!